all'inizio del percorso in PGT che abbiamo detto al sindaco, diciamo, perché dai, no, per far capire il taglio, perché dai un incarico, pensi, già studiati da un incarico a un professionista, diciamo di fiducia, perché alla fine poi è andato così, non pensi magari a dare un incarico più ampio, nel senso al Politecnico, magari a mettere intorno al tavolo anche altre diciamo, figure, tipo un agronomo, tipo un ambientalista, cioè un economista, un sociologo, eccetera, perché il PGT non è solo, no, è suolo, come abbiamo capito stasera, però coinvolge, ho detto no, ma Politecnico, no, per Mariano va bene l'incarico al professionista. Questo per inquadrare, cioè per far capire qual è il taglio. Noi diciamo, stiamo contestando in generale questo nuovo PGT, ma su due cose principali che sono la cantolina bis, cioè, perché la tangenziale Mariano non è più la tangenziale Mariano, ma è la nuova strada sovraprovinciale che collega Giussano con Cantù e prosegue verso il Comune. Quindi è diventata una nuova strada a livello regionale, infatti è finanziata dalla regione, quindi non è più neanche la tangenziale di Mariano, ma è una nuova strada che porterà più traffico a Mariano anziché a Livorno. Ma poi arrivo a quello per capire anche il percorso. Un'altra cosa che stiamo contestando è che in centro Mariano ci sono di passaggio livello e hanno pensato sempre tramite gli amici regionali di avere dei finanziamenti per chiudere il passaggio livello e fare dei sottopassi. Peccato che questi sottopassi sono uno addirittura solo per le auto, quindi, mentre adesso nei passaggi livelli passano anche quelli a piedi o in bicicletta, li passeranno solo le auto, no? L'altro passeranno le auto e i ciclisti a senso unico, perché secondo me è a senso unico, quindi questa è la cosa. Quindi i marianici dovranno passare a piedi o in bicicletta solo attraverso il passaggio livello che rimarrà ancora passaggio livello, questo per dire. E in più queste auto, che sono auto diciamo, di passaggio, aumenteranno, perché non avendo più il passaggio livello aumenteranno e entrano in centro Mariano e passano davanti alle scuole. Questa è la cosa innovativa che arriverà a Mariano. Ma l'altra cosa appunto che stavo accennando era il discorso della strada, perché nel proposto del PGT di Mariano la strada non l'hanno messa, no? Come non è stata messa nel PDCP del parco. Ma perché non l'hanno messa? Perché diciamo, se c'è un progetto, c'è uno studio di fattibilità, c'è un progetto in corso che sta facendo la provincia, ma perché non è stata messa? Ma insomma, perché c'è stato detto prima, vabbè, se era strada comunale faceva consumo di suolo, poi arrivo al discorso delle leggi. Invece se non è una strada comunale, no, è una strada che arriva dall'alto, no, non c'è problema di consumo di suolo dal punto di vista di legge, perché poi dopo chiedo che venga chiarito questo aspetto. E allora cosa è stato detto? Beh, non mettiamo niente né da una parte né dall'altra, quando ci sarà il progetto della provincia. Ma questo ha detto dal sindaco, forse anche un'assemblea pubblica, faremo una conferenza di servizi, la regione farà una conferenza di servizi, no? Qui ci saranno i comuni interessati, la provincia e il parco, che il parco è il presidente chiaramente sembra di quell'area lì, e approveranno il progetto, e il progetto calerà sui piani, sui PGT dei vari comuni e sul PGT della regione. Della provincia, e quindi non ci sarà dal punto di vista di legge il consumo del suolo. Quindi la domanda è quella di dire, ma ci sono, se c'è una legge regionale sul consumo di suolo, le leggi regionali che ci sono tutelano il consumo di suolo, come sul suolo che stasera è stato detto qual è il suolo, oppure sono solo leggi che riducono il consumo, cioè mi sembra alla fine che siamo anche in assenza di leggi che poi davvero non tutti danno il suolo. Grazie.